Oggi voglio parlarvi di... Ehi! Oggi volevamo parlarvi di Pinosso, della compagnia Prese Fuoco di Palermo, scritto e diretto da Claudia Puglisi, in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano, nella rassegna Nuove Storie. Scusa, papà, ti ricordo che ci sono anch'io. Sì, Jacopo, un attimo. Dopo, per favore. Pinosso, è uno spettacolo che, anche se diretto da un pubblico di minori, è adattissimo ad un pubblico adulto. Per l'appunto il protagonista, questo Pinosso, una trasposizione in scheletro del celebre burattino di Collodi e che viene mosso in una dimensione umana direttamente dall'attore che nel suo doppio praticamente... Certo che ti interrompi invece, se la videocritica la fai tu diventa la cosa pallosissima che capiscono le solite quattro persone. Allora racconta tu, Jacopo, scusa. Prova. Allora, è situato in un campo di concentramento. Sì. Dove un carcerato ancora vivo ritrova lo scheletro di Pinosso, questo bambino ucciso, che nel cercare la madre scatena una ribellione fra gli ebrei rinchiusi nel campo di concentramento, che ritrovano la libertà. Ah, bene. E ti è piaciuto? Sì, soprattutto la parte dove il carcerato ancora vivo pensa a cosa fare con la scarpa che trova tra i massi, che in verità è incollata al piede di Pinosso. Eh sì, hai proprio ragione. Quella è la parte in effetti più bella, più forte. La parte iniziale è quella che regge meglio lo spettacolo. Comunque è uno spettacolo che ne vale comunque la pena di essere visto. Bravo, Jacopo. Ciao, eh? Ciao.